È inutile continuare a dire sia fatta la tua volontà. Rivolgere preghiere a Dio e invocazioni al guerriero, se non attuiamo con opera costante e volenterosa quello che ci è stato ripetutamente, palesemente indicato quale sua volontà. E se non creiamo con il silenzio interiore, con l'ascolto, con l'abbandono e l'obbedienza, le condizioni necessarie perché il guerriero combatta in noi. Mantenere contemporaneamente un duplice atteggiamento, massimo dominio sulle cose esterne e sui nostri elementi interiori, sulle impressioni, sulle suggestioni, sia che pervengano dal di fuori, sia che emergano violente o subdole dai bassi fondi del subcosciente. Massima obbedienza al Re, che ha il trono nel misterioso centro della nostra anima. Questo sia il motto di ciascuno di noi. Signore del mondo, servo dello Spirito.